Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come sbloccare il rampino in Ghost of Tsushima. Il rampino a che cosa serve? Non è un'arma, quindi non pensate di poterla utilizzare come arma, ma è uno strumento assolutamente necessario sia per il proseguimento dell'avventura che per raggiungere determinati luoghi sopraelevati o distanti in cui non potete arrivare con un semplice salto o utilizzando magari dei tronchi appesi. Avrete bisogno per forza del rampino. Il rampino è uno strumento che si sblocca con il progredire della trama. Avrete bisogno di portare a termine questa missione che riguarda il viaggio di Jin. Ora, a differenza dei racconti di Tsushima e i racconti mitici che sono tra virgolette opzionali, il viaggio di Jin è composto da missioni obbligatorie per poter finire il gioco. Quindi è una missione che vi ritroverete per forza se avete intenzione di finire il gioco, almeno per quanto riguarda la campagna principale. La missione è chiamata il rampino, quindi una missione molto semplice e intuitiva dove vi verrà assegnato questo rampino fin da subito e potrete utilizzarlo per fare pratica e completare la missione stessa. Infatti, come vedete, è una delle ricompense. Il rampino praticamente è una missione che si trova a Izuara, quindi la prima parte di Tsushima, ed è una missione collocata quasi verso la fine della regione, cioè di questa prima parte dell'isola, dove dovrete appunto assediare il castello di Kaneda per salvare lo zio di Jin. Quindi una volta che verrà sbloccata la missione il rampino, voi la fate e sbloccherete il rampino, che potrà essere utilizzato sempre nel gioco, cioè nelle diciamo nelle località in cui appunto troverete la comparsa della possibilità di utilizzare il rampino. Ripeto, non è un'arma, la sbloccherete con il corso del gioco, quindi non è segreta e può essere utilizzata come strumento per raggiungere luoghi inizialmente inaccessibili.